Guarda qua, guarda qua. Un ambiente protetto per bambini, mamme e in generale soggetti deboli che hanno subito violenze o vogliono semplicemente denunciare un reato. È la stanza di Alice, realizzata grazie alla collaborazione delle associazioni di Scampia e il commissariato di polizia del quartiere. Un ambiente protetto e colorato dove chi cerca l'aiuto delle forze dell'ordine può essere accolto, evitando di stare in attesa in un corridoio dove ci sono altre persone. Una bella collaborazione tra cittadinanza e istituzioni, e sicuramente una buona notizia, come la definisce il prefetto di Napoli, Francesco Musolino. Ascoltiamolo. La cosa bella è quella di vedere una cosa fatta e non una promessa, non un proposito di fare qualche cosa in più. Devo dire che la cosa bella è anche vedere l'attenzione che state dedicando voi media a questo episodio, a questa mattinata, che veramente è una cosa normale. Noi siamo purtroppo abituati a vedervi accanite, scusate se lo dico con molta chiarezza, su fenomeni che sono negativi. Questa è una cosa molto bella, vedervi così attenti, così presenti, così ben disposti a seguire anche gli aspetti positivi è una cosa molto bella. Un'ulteriore conferma di avere a che fare con dei fuoriclasse, dice il questore di Napoli, Guido Maria Marino. Ascoltiamolo. Questo piccolo capolavoro realizzato prevalentemente, anche se non esclusivamente, con la volontà, con l'amore, con la passione delle donne e degli uomini del commissariato di Scampia, quindi realizzato da poliziotti napoletani, poliziotti in gamba, devo dire che non mi sorprende affatto, perché per me è un'ulteriore conferma di quello che penso da quando ho messo piede a Napoli, cioè dire la certezza di avere a che fare con autentici fuoriclasse, e si è fuoriclasse anche sul piano della sensibilità, come questi ragazzi hanno dimostrato per l'ennesima volta con questa piccola grande impresa.